Settimana Sport, siamo con Mister Raspa del Begato. Allora, dai, un primo tempo a senso unico, tantissime occasioni, due incroci dei pali, un giocatore che si è mangiato un gol sulla ribattuta, due. Poi un secondo tempo che alla fine è uscito fuori Lario Simbionese, si è resa anche pericolosa, ma rischiavate di perderla anche se avete fatto parecchi tiri, ma non pericolosi nel secondo tempo. Sì, condivido la tua analisi. Nel primo tempo abbiamo fatto veramente bene. Sono orgoglioso dei miei ragazzi perché avevo chiesto di fare questo tipo di partita. E purtroppo, quando nel calcio non fai gol, karma esiste e può succedere di andare sotto. Anche andando sotto abbiamo creato altre occasioni da rete nel secondo tempo, però abbiamo incontrato una squadra messa bene in campo, dove sull'1-0 si sono messi con il 4-5-1 a fare, diciamo, il classico catenaccio dietro e non trovavamo spazi, pur essendo arrivati almeno 4 volte davanti alla porta al secondo tempo. Anche sull'1-1, su un Eurogol di Buttigieg, per assurdo, il più difficile di tutta la gara. Abbiamo avuto altre due occasioni per andare in vantaggio gli ultimi 5 minuti, però tutto sommato ci può stare il pareggio. Bravi loro, bravissimi noi. E ora andiamo a giocare al Torbella, che è una partita durissima contro il Ketsmaier. Ad ogni modo, guarda, ho visto, diciamo, una partita del vostro girone la settimana scorsa, il San Pietro con il Pontecarega. Devo dire che in questo girone ci sono tantissime squadre che possono, diciamo, salire, tante squadre che diranno la loro nel campionato. Quali squadre vedi favorite tu e se ci vedi anche il Begato? Sicuramente, come hai detto te, questo è un campionato molto equilibrato. Ci sono degli ottimi valori, pur essendo una categoria bassa, in seconda categoria. Tutte le squadre che abbiamo incontrato fino ad ora, a parte la prima, forse il Mele, dove anche abbiamo perso, provano a giocarla dal basso. E come favorite, sicuramente vedo quelle che oggi sono davanti, perché nel calcio contano i numeri, contano poco, diciamo, le parole, e chi fa più punti poi sale. Sicuramente noi, parlo per la mia squadra, abbiamo i valori per potercela giocare fino all'ultimo e puntare o a vincere il campionato, che ci vogliono tante conseguenze particolari per arrivare a quel risultato, però almeno i playoff ci puntiamo. Ok, grazie, ciao, alla Grazie a prossima. voi.